Emiliano Tarana, si archivia l'eliminazione purtroppo in Coppa Italia e si pensa subito alla partita di domenica, un derby storico. Come ci si approccia a una gara così importante? Ma con tanta concentrazione e tanta voglia di esserci. Mancano pochi giorni e stasera abbiamo fatto questa partita, diciamo non in preparazione perché ci tenevamo a passare il turno, però è andata male e niente, adesso pensiamo a questa partita che è veramente molto importante per la gente, per la classifica, per la nostra credibilità, insomma per continuare una serie positiva di prestazioni e di risultati. Una partita che si svolge con due realtà del calcio bresciano davvero importanti, due società, una più longeva come Lumezzane e una che si sta affacciando al mondo del professionismo come la Feralpi Salò. Ritrovarsi magari in Serie B insieme all'altra bresciana, quella più importante, quella con più passato, sarebbe veramente bello. Per adesso siamo una categoria sotto e sognare insomma non costa niente. Che partita ti aspetti? Difficile, molto difficile, perché il Lumezzane l'abbiamo già affrontato nel triangolare che abbiamo fatto qui a Salò e abbiamo perso, però comunque ho visto una squadra veramente molto tosta, con elementi di spessore, di categoria superiore. Ce la giochiamo perché siamo andati a Cremona a giocarcela, anche se abbiamo perso, ma ce la siamo giocata alla pari e quindi ogni partita di questo girone ce la possiamo giocare. Sicuramente dovremo rimanere concentrati per 90 minuti e poi magari qualche giocata un po' anche fortunosa, chi lo sa, la potrà decidere. C'è ancora la ricerca del primo gol, chissà, magari l'occasione buona domenica. Speriamo.